Buongiorno, buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video qua su MotoGP 18 e un benvenuti da Trastevere 73 ragazzi. Un bel po' che non ci vediamo, questi giorni sono stato davvero a dedicarmi tantissimo a questi sport, ad Austin, una pista per me davvero, davvero ostica, una tra le più difficili secondo me del moto mondiale e non mi aspettavo per niente di passare. Abbiamo fatto davvero un'impresione, ragazzi, e sono davvero fiero di me perché non ci speravo proprio, non la prendevo in considerazione in realtà. E un bel grazie va a papà perché mi ha davvero stimolato tantissimo a provarci tanto, tanto, tanto. Bene, in questo video più che altro vorrei spiegarvi innanzitutto, diciamo, tutte le dinamiche di questi giorni perché è iniziato il 18 luglio e finito il 22, quindi ben 4 giorni e mezzo, quasi 5 di allenamento. E spiegarvi anche il circuito un pochettino, qualche segreto di questa pista che io davvero odio, è una pista che non si sposa proprio con me, però è andata alla grande, è andata. Bene, diciamo che tutto inizia il 18 luglio, quando inizio su PS4, come al solito, del resto ragazzi io è una vita che sto su PS4, da quando sono davvero piccolino, cioè PlayStation diciamo. E sapevo che era difficile, tra i favoriti si è subito messo Vindex, era lì, il primo giorno lui stampò un 55-0 mi pare, e noi concorrenti eravamo dietro, il primo giorno eravamo ad inseguire, c'era qualche anche spagnolo, e poi c'eravamo io e Andrew che stavamo lì in 55-2-55-3 mi pare. Il secondo giorno di PS siamo arrivati io e Andrew, adesso gli altri non mi ricordo più di tanto, in 55-0, quindi stavamo davvero lì attaccatissimi. E però fece il tempone magico Adrian in 54,7 andando a fare quasi il limite. Ecco, poi da quel giorno in poi diciamo che erano rimasti altri 2 giorni, quindi avevo una possibilità di abbassare, sinceramente, penso di potevo arrivare al 54,7 anche io. Adesso con i sei, con i ma non si fa niente, però diciamo che la possibilità c'era. Però poi ho lasciato il 55-0 e mi sono dedicato a Xbox perché mi è stata prestata. La finale si farà su PC, ragazzi, quindi il joystick della PlayStation non è compatibile. Sì, ci sono dei programmi per mettere, da quel che so, il joystick della PS sull'Xbox, sul PC, scusate, però non è proprio la sede giusta e penso che in finale non si possa fare. Quindi i joystick sono o quello del Xbox oppure uno SCAF che poi da parte della donna verrà chiesto al momento che tu sei passato, insomma, alla qualificazione. Quindi il mio obiettivo era quello di abituarmi il prima possibile a questo in attesa di un PC perché comunque mi arriverà a breve, così che inizierò ad allenarmi proprio su PC. Ragazzi, è stata la mia prima volta, dopo una vita intera, a provare l'Xbox. Era la mia prima volta. Quindi, passare da questo a questo, al primo giorno, quindi era il 20 più o meno, o il 21 mattina addirittura, mi sembra che il record era 55,5 e io feci un 56,0 mi pare, provò anche Mandzukic in 55,8. Bene ragazzi, ero disperato, anche perché adesso vi spiego un pochettino le differenze che ci sono secondo me tra questi due joystick. Allora, a parer mio, lui è una spanna, cioè ragazzi, ora non è normale che io abbia preferenza per la PS perché è una vita che ci sto, però mi sembra proprio un joystick più professionale, anche dal design proprio. Quello che cambia principalmente è davvero l'abitudine, però fatto sta che anche i grilletti sotto hanno molta, molta più sensibilità a quelli della PlayStation. Anche se magari non avete la possibilità di provarli tutti e due, ma adesso io sì. È come se l'R2 fosse più pastoso e quello dell'Xbox abbia più molla. Cioè,
va proprio a una molla, proprio non ha sensibilità, zero, mentre invece questo qua riesce a modulare più l'accelerazione, anche un po' simile alla realtà, magari a una manopola. Anche molto più simile in realtà da parte del freno, perché l'L2, anche essendo più pastoso, hai una frenata più modulabile, la senti di più, mentre invece quello dell'Xbox, non tanto, è davvero difficile abituarsi. Più o meno è quasi o tutto on o tutto off, o tutto on o tutto off, invece qua si parzializza molto meglio. Un'altra differenza è l'analogico, qua ce l'abbiamo su tutte e due qui, mentre invece qua ce l'abbiamo alto. Quindi andarsi ad abituare non è stato facile. Il primo giorno è stato un dramma. Un dramma no, eravamo alla fine in 56-0, a mezzo secondo dalla leadership. Poi il secondo giorno siamo riusciti a scendere sul 55-5. In generale così il livello non è assolutamente male. Jack Hammer ha fatto il fenomeno, ha fatto il 55-1. Io ero davvero. Avevo fatto 55-2 io, quindi ero primo al mondo. Poi lui mi abbassa il 55-2 e mi fa il 55-1. Io lì mani nei capelli perché non sapevo davvero dove mettere le mani. E alla fine, ragazzi, è andata bene. La mattina proprio siamo riusciti a stampare un 55-1 più basso e siamo passati. Poi lui, oltretutto, ha ancora ulteriormente abbassato il 55-1. E però è andata bene così. Discorso strano, ma comunque molto importante, è che non si capisce il perché e il motivo nel quale l'Xbox vada più lento della PS. Ovvero, i tempi sono stati della PlayStation 54.6 di un magico Andrew, davvero bravissimissimissimo. E invece nell'Xbox sono stati 55.1. Questo, ragazzi, non vuol dire che noi siamo stati più lenti. Io penso che un best lap proprio più perfetto poteva essere un 55.0, proprio basso. E sulla PlayStation invece un 54.5, a parer mio. Quindi c'è un mezzo secondo di dislivello. Questo perché secondo me è dovuto un pochettino al joystick, il quale secondo me è un pochetto più professionale quello della PlayStation e magari riesce ad andare più forte, però non si spiega il fatto del mezzo secondo, secondo me è un pochino troppo. Ora, non so bene il preciso motivo, però si va un pelino più lenti, anche perché comunque sia, stando al secondo giorno in 55.0 e giocando tanto all'Xbox sono arrivato a 5-5-5-1. Penso proprio che comunque con la presa è sceso ancora di più. Quindi non si capisce. Questo è un incognito. Bene, ragazzi, un pochetto vi ho spiegato questo. Adesso andiamo in pista, andiamo nei box che vi vado a spiegare un piccolo setup che abbiamo fatto. Ci abbiamo tanto lavorato con papà, anche perché, ragazzi, quest'anno è molto molto più complicato e molto più professionale, anche perché l'anno scorso erano tutti uguali. Invece quest'anno serve il vero e proprio setup sulla moto, che non è una scemenza, è difficile, naturalmente cambia da pilota a pilota, da stile di guida a stile di guida. Quindi il mio non sarà il setting proprio ideale che possa esistere, però per me l'ho trovato, insomma, è andato bene. Quindi, a tra poco. Eccoci, ragazzi, ai box con un ospite, Trastevere Senior Robert Lagoni. Buonasera ragazzi. Che giorno dopo giorno mi ha aiutato a trovare, diciamo, un setting ideale per me dopo tante tante difficoltà in questo circuito difficilissimo. Andiamo un pochettino magari a spiegare, no? Un po' in Sì, grandi linee. sicuramente questo è uno dei circuiti più difficili Sì. del mondiale, in quanto, diciamo, si divide in tre parti. C'è una prima parte che è un misto molto veloce, per arrivare a una seconda parte dove ci sono dei rettilinei molto lunghi con delle frenate estreme per arrivare alla curva 11, dove serve occorre molta precisione per poi rispalancare il gas nel miglior modo possibile Il più velocemente possibile, proprio. senza cercare di far impennare la moto, che porta a una perdita di tempo, e arrivare alla curva 12
dove serve molta, molta, molto sostegno Una pedata che ci ha sull'anteriore. fatto proprio penare. Esatto, perché si arriva a una velocità di circa 330 km/h per poi fermarsi, arrivare alla prima marcia e percorrerla circa a una 60, 50, 50, 60 km/h. Infatti ci vuole comunque una grande compressione, un precarico all'anteriore, quindi un sostegno all'anteriore, quindi caricando e accorciando la molla, così comunque quando vai a Quindi staccare. agendo sul precarico e sulla compressione della forcella e indurendo le molle Terzo delle forcelle. settore poi, terzo settore tutta precisione. Terzo settore cambia ancora nuovamente la pista Eccolo. per arrivare a Quindi una. andiamo a mettere delle molle rigide più che altro perché rendono la moto più precisa, mentre invece Esatto. delle molle morbide Sì. la rendono più stabile ma meno precisa. Quel Quindi settore. si entra in un misto stretto dove occorre molta precisione, molta, molta Tanta, tanta. precisione e la velocità giusta più che altro. Più che altro non bisogna spalancare il gas, ma essere proprio precisi a raccortare il più possibile, a far girare la moto il più velocemente possibile. Un po' infatti è il settore che piace di più a Marquez, dove fa la differenza sugli altri piloti. Tra le altre regolazioni abbiamo poi agito sull'inclinazione del canotto di sterzo e sull'avancorsa. Questo proprio per permettere alla moto di avere una maggiore maneggevolezza e rapidità in ingresso di curva. Certo, e poi fondamentale è la rapportatura del cambio, perché cambia proprio di pista in pista. Quello sicuramente, perché non potremo mai usare una rapportatura lunga in una pista come il Mugello, Mugello sul Saxony, che è un Certo, cartone proprio. certo. Poi la quinta e la sesta marcia, abbiamo visto che non venivano sfruttate del tutto, soprattutto nel rettilineo giù, non venivano sfruttate, quindi abbiamo accorciato il rapporto finale e anche la terza marcia. La terza l'abbiamo accorciata un pelino, soprattutto per il primo settore del serpentone, per Certo. avere un maggiore Maggiore spunto spunto proprio. nell'uscita di tutte le Freni 1 e 1, quindi disconi incredibilmente potenti, e adesso andiamo in pista. Dai. curve. A vedere il giro capolavoro. Eccoci in pista, ragazzi, nel giro che ci ha portato a Misano. Primo staccatone, alla prima riga bianca a sinistra, si tolgono tutte le marce, si arriva in prima marcia. E entriamo qui abbottonatissimi, si alza delicatamente la moto per evitare che si alzi e poi curva a destra dove si può entrare o più forte e stretti ma dopo si leva il gas oppure un pochetto più larghi e spalancare tutto. Si entra poi nel serpentone dove sono una serie di curve sinistra, destra, dove ci vuole un grandissimo istinto del pilota, infatti si vede davvero la sua bravura qui. Qua si mette la seconda marcia e si continua fino alla fine del primo settore. Sinistra, poi destra, qua abbottonatissimi. Poi cambio di direzione repentino per andare a tagliare qui, potevamo farla un peletto meglio e poi andare a mettere la terza marcia qui distinto, farla full gas e quella è la difficoltà. Aprire tutto e qua, un pochetto dopo l'inizio del cordolo, mettere la prima marcia, chiudere questo tornantino e spalancare tutti i cavalli prima possibile della HRC Honda. Si tira tutto fino alla sesta marcia e poi in fondo, ragazzi, è una staccata davvero davvero deleteria perché la moto tende a sbilanciarsi, diciamo a muoversi molto, quindi dobbiamo fare una staccata leggera, parsimoniosa, ovvero frenare, lasciare, poi buttarsi all'interno in quella curva, riaprire tutto e poi si entra nella parte più tecnica del circuito dove piace tantissimo Marquez e bisogna raccordare tantissimo tutte le curve, tutti i cordoli in maniera più possibile, farla girare nella maniera più possibile, non tenere tanto il gas in mano ma essere più precisi possibile. Poi qui raccordare la prima, raccordare anche un po' la seconda, tenersi largo nella terza, appena si vede un pochino l'orizzonte si apre tutto, sfruttare tutta la pista per poi levare qui anche istinto, buttarsi a sinistra nella seconda marcia. Poi aprire tutto, andare a sfruttare tutta la pista e alla linea nera andare a levare due marce, la prima a prendere questo cordolo che ci risucchia per tenere la traiettoria ideale e andare a chiudere in 55-136. Tempone, ragazzi. Insomma, spero che il video vi sia piaciuto, un abbraccio grande a tutti che comunque mi sostenete sempre, ci vediamo a Misano e cerchiamo di mantenere sempre alta lei. Ciao!